Segretario Contini, cosa vuole rispondere al Partito Democratico che vi ha definiti bulletti sovranisti? Allora, io in un certo qual modo dovrei soltanto sorridere perché un articolo scritto per pungolare il nostro sindaco Franco Landella si è alla fine dimostrato uno stimolo a questa intervista che faccio oggi perché alla fine noi non abbiamo mai fatto azione di bullismo nei confronti di chi che sia e di nessuno. Abbiamo dimostrato con i fatti, facendo dei presidi sul viale della stazione e in altre zone della città, dei gazebo contro manifestazioni di ipocrisie da parte di gente che inneggia al multiculturalismo e poi non porta a casa sua neanche gli extracomunitari. Noi vogliamo che nelle nostre città restino quegli extracomunitari che hanno il diritto di restare perché onesti lavoratori, pagano le tasse, rispettano la nostra cultura, il nostro crocifisso e, visto che siamo prossimi a Natale, anche la nascita del nostro caro Gesù Bambino. Altro a favore, cioè, oggi si paventa la situazione che vedete, questa è, noi la chiamiamo carta dei valori perché in un certo qual modo siamo affezionati a quello che sono stati i valori che la Chiesa ci ha portato in 2000 anni e più alla nostra cultura oggi laico-cristiana. Parlare di sicurezza sul viale della stazione o di alternative valide che potrebbero prospettarsi da parte del PD mi fa soltanto in un certo qual modo pensare che sia una trovata elettorale. Vi temono? Io Siete dico la che novità? certo che ci temono, perché noi siamo la novità e lo dimostreremo, lo stiamo dimostrando da 2 anni e mezzo a questa parte, con i fatti, la gente ci è vicina, abbiamo fatto non più tardi di un mese fa una raccolta firme che nell'arco di 4 o 5 ore al massimo in 2 giornate ci ha portato 500 quasi 600 cittadini a votare questo contro lo Ius Soli. In pratica ci Pensate, vediamo. ecco, di cavalcare la paura, come dice qualcuno. No, non è una questione di paura, è una questione di buonsenso. Cioè, noi abbiamo convissuto negli anni 70 con una comunità di marocchini che vendevano per strada oggetti vari dalle radio, accendini e quant'altro, non abbiamo mai manifestato atti di razzismo o paure nei confronti di queste persone. Oggi ci ritroviamo il viale della stazione pieno di extracomunitari, anzi di energumeni, perché io se dovessi contare le loro mogli o le donne ne vedo una decina al massimo. Per non parlare poi sul viale della stazione di prima mattina, trovare donne dell'est che vendono il proprio corpo ai passanti.